Om Namaste, benvenuti al Satsang questa mattina. Molto bene. Oggi è lunedì, no? Quindi oggi ufficialmente questa è la chiusura del Satsang. Ma spero che non sia un chiudere la porta per voi. Quello che la fragranza del Satsang che indica a ciò che è, questa è la cosa più importante che deve essere riconosciuta, perché senza questa ricognizione continueremo a sentirci trascinati dalla mente, particolarmente nella sua espressione psicologica. Quindi è molto importante che noi siamo centrati nella nostra essenza, che significa liberi dall'ipnosi del condizionamento psicologico. Quindi, bene. Cominciamo con te. Thank you for having me here. Thank you. Grazie per avermi chiamato. Before I get lost, prima di small story about a man. Prima mi sono perso. He loved dragons. Un uomo amava i draghi. Era un pittore, dipingeva molti draghi dalla mattina alla sera, anno dopo anno. Dipingeva draghi bellissimi, luminosi, come vividi. Un giorno è uscito, è andato nella foresta per raccogliere del legno per il fuoco e ha sentito un rumore, si è girato e ha visto un drago vero. Oddio! E si è spaventato e buttò via la legna e scappò. Quindi non ricordo come finisce questa storia, però è quello che però accade a me spesso, cioè il drago, il sé, in my life I very often nella mia vita spesso acchiappo questi serpenti velenosi dalla parte sbagliata e very often I've been bitten. Spesso sono stato morso, quindi there is of course c'è naturalmente una paura, ma in questo incontro ho deciso di non di tirarmi più indietro, neanche di un millimetro. Sono grato che tu indichi in maniera così diretta come poter fare questo. Quindi penso che ci sia ancora del lavoro da fare, ma adesso è sempre adesso. Tu dici che è arrivato ad un punto per te non puoi più tirarti indietro, non puoi più posporre. No, è vero, non c'è più tempo da perdere.
So this moment, good moment. Quindi questo momento è un momento buono. What can happen in this moment? Cosa può accadere allora in questo momento? There's no time to waste. Dici, non c'è più tempo da perdere. We are seeing if we can come to this moment. Vediamo se possiamo arrivare a questo momento che è anche oltre il tempo. Where there's time, there will be waste. Non c'è tempo da perdere. Moment or to make use of this moment. Come usare questo momento? Cos'è il meglio che possa accadere? Because everything that you're going to do is going to perché take tutto time. Quello che tu devi fare is going to take time. Per tutto quello che devi fare ci vuole tempo. What is it that does not take time? Cos'è che invece che cos'è che non ha bisogno di tempo? Question. È una domanda troppo difficile questa. Cos'è? Cosa c'è che non ha bisogno di tempo? Tutto quello che vediamo, in un certo senso, nella nostra, come ci relazioniamo con ciò, ha bisogno di tempo. Fare pratica ci vuole tempo. È di aiuto che io vi dica cos'è o cosa non è che non ha bisogno di tempo. E questa cosa esiste. Questo corpo è un corpo nel tempo, è nato, finisce, vive nel tempo, ma c'è qualcosa dentro senza tempo. Il corpo mortale, ma ci viene detto che l'immortale vive nel corpo per una stagione. Dopo, quando la stagione è finita, finisce anche ciò che è immortale. Quindi possiamo dedurre con la nostra intelligenza, possiamo arrivare a capire che è chiaro che non può finire, ma possiamo dentro di noi esserne certi. Queste sono il tipo di domande e ricerca che mi attrae. Tu ti sei alzato e hai detto che non vuoi più perdere tempo, non c'è tempo da perdere, quindi io sono attratto da questo. Quindi in che maniera dobbiamo procedere? Nel tempo? Dove andare? Dov'è che dobbiamo andare? Se la mente adesso non può aiutarti, la mente può aiutarti nel temporale, ma senza tempo chi può aiutarti? Come fai ad arrivare al senza tempo? Quindi tutto ciò che percepisci nella mente rappresenta il tempo. Quindi se io dovessi dirti qualsiasi cosa sia vicino o lontano o caro, che ti sia caro o che non ti sia caro, voglio chiederti di non includere questo adesso per il momento. Forse quando abbiamo finito, allora puoi dire, uff, questo era bello, sì, però adesso voglio riprendere le mie vecchie abitudini. Se non siamo riusciti nella ricerca, questo non è un incontro. Se questo incontro non ha successo, allora poi puoi dire, sono di nuovo da dove ho cominciato. Quindi vediamo se è possibile lasciare tutte queste cose. Anche la tua storia, anche ciò che ti ha portato qui, voglio dire, metti tutto da parte, così come quando tu sali dei gradini, arrivi all'ultimo gradino, gli altri gradini ormai te li sei lasciati dietro, non è che te li porti. Quindi qual è adesso l'ultimo passo? Hai lasciato tutte le parole, i pensieri, le sensazioni per il momento, perché infatti ti è possibile fare questo. Quindi da questo momento il nostro dialogo non includerà queste cose perché non abbiamo bisogno di parlarne. Siete tutti a bordo? Bene. Quindi non parleremo del passato
e non parleremo del futuro, perché il futuro è anche lui, anche questo basato su esperienze del passato, quello che tu desideri. Ma quindi se noi dovessimo lasciare tutte queste idee da parte, è possibile lasciarle? Quanto devo aspettare fino a quando voi siete pronti? Se io dico, per adesso non coinvolgere nessuna di queste cose perché sono passate. Perché tu non è che mi hai chiesto aiutami a riprendere il passato e non c'è bisogno di andare verso il futuro. Cosa ne sappiamo del futuro? Quindi se non c'è passato per il momento, che non viene incluso in questo dialogo, non nessuna sensazione a proposito del futuro, e anche in questo momento se la mente vuole fare discussioni, no, già abbiamo superato questo, perché anche questo fa parte del tempo, anche il presente fa parte del tempo, quindi vuoto. Non dovreste essere contenitori di niente, ricordi, intenzioni, identità. Parlo troppo velocemente? No. Quindi se tutte queste cose mettetele da parte e non accorgetevi di come è facile. Non è che io dico per il resto della vostra vita, ma per questo momento, perché tu hai detto una cosa importante, hai fatto un'importante domanda per me, quindi lascia tutto, metti tutto da parte. Quindi non è che tu stiamo trattenendo qualcosa, c'è qualche concetto preferito che ancora tratteniamo? Il concetto numero uno, io, anche io, che è la bisnonna di tutti i pensieri, anche questo vedremo più tardi, più avanti, se è un pensiero o no, ma siamo consapevoli che se io dico io, c'è una consapevolezza della sensazione dell'io. Quindi, alcuni di voi avete già abbandonato questo dialogo perché avete paura ad arrivare anche solo fino a questo momento e quindi siete facilmente distratti, zanzare, pensieri vi portano via, ma per quelli di voi che comprendono e accettano ciò che io indico, neanche il senso dell'io deve essere incluso, non c'è niente più da eliminare, da offrire, da ricevere. Sei pronto per questo? Sì, quindi neanche il nome. Neanche il nome adesso. Quindi se tutte queste cose vengono eliminate, le avete offerte, anche il senso di io viene ancora prima del nome che ti è stato dato, quindi anche il nome io, che è un nome non dato, anche questo mettetelo da parte. Adesso devo metterla in questo modo per dire: colui che fa questa domanda, voglio essere libero, sono stanco di qualsiasi cosa mi sia stata promessa nel tempo, ho usato fino a questo momento tutto il tempo che mi è stato promesso, eppure sono ancora insoddisfatto, e quindi io dico lascia tutto, metti tutto da parte. Tutte queste cose che hai messo da parte, non rimane più niente adesso, neanche il desiderio del risveglio. Vuoto, 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 vuoto oltre il concetto di vuoto. Quindi adesso tu sei consapevole. Can I remove your awareness itself? Posso eliminare anche la consapevolezza? Tutto. You can even say yes, yes. Tu puoi anche dire sì, sì, sì. Se n'è andato tutto. Quindi qualcosa deve rimanere in te, con te, che tutte queste cose se ne sono andate e sei vuoto.
So this which quindi cause you ciò or che you to say ti permette di essere, di riconoscere che tutte queste cose sono state eliminate, questo che riconosce può lui stesso andarsene? Esiste qualcosa che può rimuoverlo, che può eliminarlo? So this quindi, place, questo I spazio, to io volevo avere l'opportunità di invitarti in questo spazio. Cos'è che c'è qui? Chi sei tu qui? Non hai nessuna referenza, se sei un dottore, un medico, un marito. No, tutti i tuoi titoli li lasciamo fuori. Non sono importanti per questo. Tutti i desideri, anche questi se ne sono andati. Abbiamo usato un desiderio per venire fino a qui. Abbiamo usato un desiderio per arrivare qui, il desiderio che desidero essere solo quello che sono, al di là di tutte queste cose. Questo desiderio ti ha permesso di arrivare qui. Quindi, permettiamoci per un momento di esaminare, di vedere ciò che rimane qui. C'è qualcos'altro che può essere eliminato? Qualsiasi cosa rimane adesso, può essere anche questo eliminato? Sei nello spazio perfetto, adesso posso avere fiducia in te, perché solo da qui sento che tu hai l'autorità di parlare di ciò che è vero. Ho dovuto eliminare tutto ciò che appartiene al tempo, alla mente, ai ricordi, identità, desideri, tutte queste cose. Cosa c'è adesso? Cosa rimane qui? Cosa c'è qui? È un oggetto? Quello che è qui adesso è un oggetto, è qualcosa che può essere descritto, riconosciuto? Ha una forma, una misura? Dimentica le risposte che hai dato prima. È personale? Quello che rimane è personale? Quello che rimane qui è personale? È qualcosa che di creato? Lo hai creato? Lo hai fatto tu? Tu sei qui. La personalità, i ricordi, l'album di fotografie, le tue proiezioni, tutto l'abbiamo rimosso. Quindi, allora a chi è che a cui io mi sto rivolgendo? Faccio questa domanda. Quello che rimane qui è una credenza? Is it philosophy? Filosofia? Religion? Religione? We shouldn't bother saying even politics. No, we don't. We don't have to politica. Go so far. No, non dobbiamo andare fino a lì. What is? Cos'è? What is, you see? Cos'è? Cosa è? Is it being supported by something? È sostenuto da qualcosa? C'è qualcosa che lo sostiene? Is it your possession? È qualcosa che tu possiedi? Where are you right now? In questo momento, tu che hai fatto questa domanda, dove sei? Sei qui con me? Sì. Is it
Is it a mood that you're experiencing? È un umore, stai facendo esperienza di un umore? Some sublime feeling? O una sensazione sublime? You need to respond to me now. Devi adesso mi devi rispondere. Is it imagination? È immaginazione? Whatever it is. Qualsiasi cosa sia. Does it have a name? Ha un nome? No. Is it waiting? È in attesa di qualcosa? Is it light or dark? È luminoso o buio? Is it an image? È un'immagine? Can it fade? Può sbiadire? Is it from the east? Viene dall'Oriente? No. It's limitless. It's limitless. Limitless. È senza limite. Senza limite, senza limite. Do you have the authority, the experience or the insight? Hai l'autorità, l'esperienza, l'intuito che questo è senza limite? Was it created? È stato creato? Is it the same question as asking, è la stessa domanda, è lo stesso modo di chiedere, è nato? Is it born? No. È nato? No. Try this one. Can it die? Proviamo questo allora. You're può sure? Morire? No. Siete sicuri? Are you able to respond to this because you are in grado di rispondere a questo perché osservate ed è molto vicino a voi? Is it a holy book? È un libro sacro? No. Super HD video? Un DVD? Are you looking into your mind? State guardando dentro la vostra mente? Where are you looking from? To know these da dove guardi down. Per sapere ciò che sai? Rallentiamo un attimo. So, quindi, if I were to ask one other question, se io dovessi say, fare un'altra domanda e dire is it a journey? È un viaggio? How many steps you need to take to reach it and to be in heart? Quanti passi ci vogliono per arrivarci, per esserci nel cuore? Nessun passo. So this is what questo my quindi has been for you. Questo and è stato il mio invito per te e tu stesso invited yourself to this invitation. Ti sei invitato a questo invito per questa con questa domanda. Se le vostre risposte sono vere, then you, if you're saying, se tu dici that whatever it is qualsiasi cosa esso sia che tu stai scoprendo non è a parte da voi, non è semplicemente una sensazione, anche se bellissimo, che è senza limite ed è senza limite,
può diventare, può avere la depressione, può ammalarsi. Oh no. It's formless, it is not personal. È senza forma, non è personale. It was not born. Non è nato. It cannot fade. Non può svanire. Do you still stand by your responses? Sei ancora. Therefore, if you say that there con is le, no con, gap, le, con quello che no ciò step. Che hai risposto, quindi dici non c'è nessun passo da prendere, I non ask, c'è your, un vuoto. Ho chiesto say, da dove sorgono your, le vostre domande. So therefore, all these quindi, responses are to tutte queste confirm risposte confermano per voi stessi ciò che siete. You sure this is not imaginary? Siete sicuri che questo non sia un risultato dell'immaginazione? And if you were to be questioned by a bunch of a team of the highest scientists on this planet, se vi fosse un team di scienziati e vi dicono siete tutti pazzi, com'è che noi abbiamo studiato queste cose e nessuno ha risposto in questo modo? La mente umana non è in grado di essere a conoscenza di queste cose che non possono essere provate. Che fate? Vi tirate indietro? Fate, chiedete scusa agli scienziati per avere avuto un falso coraggio? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire se questo è vero? Se questo è vero? Dov'è che è vero? Is this a truth that we keep in the back? Questa è una verità che teniamo nella tasca posteriore. È utile per momenti di speciali di Advaita, parti Advaita. Is it practical? È pratico? Ha una natura pratica? Sì. Is it the product of a practice? È il prodotto di una pratica spirituale? Il risultato di una pratica spirituale? Quindi allora non c'è una contraddizione qui? I mean, have I sprinkled magic powder on your face? Thank you. Ho messo della polvere magica sul viso. Sorry, what is the time here again in this place? In questo spazio che ore sono? Senza tempo. Ah, don't senza speak tempo. Any of this outside of this place, okay? Non parlate this place, di quello che stiamo place, parlando place, adesso, right, non parlatene fuori. Attenzione, quello che è nel cuore, con chi ne parlate. Life itself. Questa è la vita stessa. Cosa? La vita stessa. So who is the one who is whinging? Quindi chi è colui che si lamenta della vita? Oh, Muji, tutti questi problemi, non so. The same one? È la stessa. No. È lo stesso ciò che è qui. No? Oh. Where does that one live? Quello dove vive? È un fantasma. Ah, un fantasma. What to do now? Adesso cosa si fa? Cosa now fare? We can say the adesso possiamo dire is l'esercizio completed.
è stato finito sufficientemente e come vi è stato promesso potete tornare a riprendervi le cose che avete messo da parte, le cose vecchie. So, quindi, have I fulfilled my part of it? Ho adempito la mia parte? Sì, grazie. Bene. Have you fulfilled your part of it? E voi avete adempito la vostra? Is it finished? No. È finito? Finally we are honest. Onestamente, cosa vuol now dire? It will take, adesso ci vorrà. Questo è quello che io volevo indicarvi, portarvi a scoprire. Questa scoperta vi fa soffrire? No. So, from here now what? Da qui adesso cosa? Cosa si fa? Checking in is good. Controlliamo dentro. Sì, questo è buono, perché in un certo modo ci vuole qualcosa, tempo, per stabilizzarsi in ciò che è senza tempo. Questo qualcosa sei tu? Assolutamente. O forse puoi dire l'intelletto del self. L'intelligenza del sé, che è il principio creativo di ricerca, il potere di discernimento, quel potere attivo della coscienza che appare come un'attività dinamica, un'entità dinamica che ha responsabilità, che vive. Is there some compatibility or not? C'è compatibilità? Yes. Yes. Sì. Yes. Knowing this, sapendo questo ed essendo confermati in ciò, visto che da tempo noi credevamo di non essere questo, ma questo è quello, vedendo adesso da uno spazio che non è disturbato da incertezze in sé e vedendo che quel regno in cui ancora siamo un sé vibrante, dinamico, in cui abbiamo un'esistenza dinamica, è presente per noi. Abbiamo il gioco del tempo, ma adesso sei consapevole di ciò che è senza tempo all'interno del tempo. Questo è il punto. Does this make the dynamic expression of life rende l'espressione dinamica della vita senza, non c'è più bisogno della presenza dinamica in questa vita, è solo la vita per godersela, per godersela. Joyriders of the siamo dynamic life. Sure there is joy. Sure there sì, is certo joy. Che c'è gioia. And all everything else also. E anche tutto il resto, c'è spazio per tutto, anche per il dolore, ma tutto verrà visto in maniera temporanea, momentanea. One medicine for everything. Questa è l'unica medicina per tutto, ma quello sarà per ridurre, to give a phenomenality to it, per dare una fenomenalità che it is not medication. Non è una medicina. It is perfection. È perfezione. Beyond even the concept oltre of perfection. Il concetto stesso della perfezione. Can ciò we say like that? È, possiamo we metterla in questo modo. Non abbiamo story? Bisogno di dire storie, di raccontare storie, la storia. And yet,
With this understanding you will begin to see tu comincerai a vedere how in the dynamic self-portrait nel ritratto, nell'autoritratto dinamico dove c'è ancora arroganza, orgoglio, addiction to states of mind, assuefazioni a stati mentali, desideri, oggetti dei sensi. Are we to say yes, but that's just my se noi dicessimo sì, questo è semplicemente un gioco, possiamo dire che questo è solo un gioco? No. And this is the mystery. E questo è il mistero. There continues to be a kind che continua ad esserci un maturare nel regno della vita dinamica, una comprensione più profonda e che si approfondisce. Eppure tutti questi sono movimenti all'interno di ciò che non muove, immovibile. Contrary to what may have been expected, contrario a ciò che magari ci aspettavamo, sempre di più troveremo che c'è più spazio. Less room for fear. Troveremo più spazio, meno spazio per la paura, perché non solo avete toccato il centro, siete il centro e oltre il concetto del centro. Quindi da qui, sul terreno solido del tuo sé, la vita dinamica si svolge, fluisce con un riconoscimento della sua armonia inerente. Sto andando troppo lontano. Quando noi potevamo solo concepirci come coloro, come colui che fa le azioni o il sé personale, lì sono i problemi, perché c'è anche orgoglio, ignoranza, arroganza, paura, ego. But from now we can see ma that, da yes, adesso possiamo move, vedere che queste forze sì esistono, ma dirette e incoraggiate e guidate da una saggezza più profonda, che è sempre il vostro sé, nella maniera più profonda, nel senso più profondo. Padre, yes. Che questa... As it should be. As it should be. Non ho sentito. Così è così che dovrebbe essere. È questo ciò che è? È un individuo? No. It is knowing this in such a profound way. Sapere, capire questo in maniera così profonda, perché che questo amore universale può fluire, perché questo è ciò che è lo stesso nel cuore di tutti gli esseri. È solo qui che l'amore può essere libero dal tribalismo, tribalità, dall'imprigionamento della tribalità e tutti questi modi diversi, forme, costruzioni, costrutti. Bigotry. It is only here è solo qui che non solo siamo amore, non solo amiamo, ma siamo amore. This is the realm, the dynamic realm. Questo è il regno dinamico in cui il dolce bellissimo della nostra filosofia viene assaporato, assaggiato. È solo qui che il mondo può veramente essere visto e la sua bellezza viene messa in evidenza dalla nostra stessa presenza. Quando la nostra esistenza non è un peso per il pianeta. Vedete, comprendete questo? Grazie. Posso vedere te?
Now I want only say to you, ora voglio solo dirti, guarda, it becomes mind time. Perché questo è il tempo della mente. La mente vuole a volte far domande e quindi osservate come questa energia tende a fluire come un riflesso verso la mente e notate, perché adesso siete capaci di notare che questa energia che anche creare una sensazione di distrazione e siete tirati dentro delle forme, è come se questa conoscenza viene eclissata dal fascino della mente. E non necessariamente. Da sola la mente non può farlo, non ha mai potuto, ma con la cooperazione di te stesso, che è l'emanazione dinamica, la manifestazione dal posto dell'assoluto, quello che è conosciuto come coscienza, di cui viene fatta esperienza come il senso io esisto. Colui che sente io sono, neanche io vivo. Nella tua presenza, Guruji, della magia accade. È come se, la mente diventa silenziosa. Ma quando guardo dentro questo, perché quello di cui parli ha così molta più importanza di quello che la mente ha da dire. Quello che ha appena detto è così importante e voglio che tu lo verifichi. Anche adesso lo puoi fare. La mente cercherà di aumentare la temperatura della mente, ma tu sei ad una tale altezza della consapevolezza. Abbiamo una canzone di Bob Marley che dice: è un cane pazzo che abbaia agli uccelli che volano. La mente continuerà a portarti delle cose che ordinariamente, identificato con la persona, vi bloccate con queste cose. Ma adesso non siete nella zona della persona. È quindi difficile per lui catturare la tua attenzione, a meno che preservate dei concetti nelle vostre tasche di dietro. Ma se genuinamente seguite anche quei concetti, come se ho sempre voluto chiedere questa domanda, è per questo che vi dico, anche la domanda che avete sempre voluto chiedere, lasciatela per un momento, perché la domanda che avete sempre voluto chiedere vi trattiene all'interno di una forma e io voglio che osservate se potete arrivare ad avere nessuna forma e a fare esperienza se soffrite del non aver nessuna forma, perché ci potrebbe essere una paura che se divento completamente senza forma sono stupido, ma questa paura viene solo dalla mente. Or did you leave your mind with a false, like a silver bullet for you? And even now, what would it mean? What bullet for you? O lasciate alla mente, come se lasciate alla mente un proiettile d'argento. So therefore you're right, you see? Quindi tu hai ragione. Non è che uccidiamo qualcosa, ma lo trascendiamo. Seguite. Non è che dovete uccidere. Perché uccidere qualcosa che in verità non esiste? Esiste solo attraverso la credenza e l'abitudine. Reinforces and gives rinforzato viene rinforzata l'illusione di una cosa falsa
ma andando più in alto si trascende, non andando lottando nella strada con la mente. Quanto lontano può arrivare? Io ho detto che questo serpente, questa entità della mente, in questo gioco psicologico che è chiamato la tentazione o l'accusatore, viene anche riferito in questi termini, ha l'abilità di entrare anche di dietro agli occhi dell'osservatore. But watch what happened. Ma guardate cosa accade, qualcosa will squeeze him out. Lo spremerà fuori. Che cos'è quel qualcosa? If even here, where can you hide? Se anche qua, dove puoi nascondere? Dove ti puoi nascondere? You know the story of the, tu la conosci la storia della... They pulled the curtain and there was some la storia dove alla fine della storia, no? Tirano le tende, ci sono tutti questi effetti, tutte queste stranezze, i dragoni. Tutto questo era ingegnerizzato, creato da qualcosa. Behind the effects of all illusions and delusions. Al di là degli effetti di tutte le illusioni. The screen of understanding. Quando lo schermo della comprensione è attirato, aperto, tu lo puoi chiamare lo schermo delle illusioni o della comprensione. Le tende sono aperte. Che cosa rimane? Quello che è là è più di quello che c'è qua adesso. Quindi, di nuovo, questo è molto significante perché a causa di un'abitudine vecchia c'è la tendenza di indulgere di nuovo con certe abitudini perché sono confortevoli. Siamo confortevoli nelle nostre illusioni. Siamo a nostro agio in queste illusioni, è come se a volte ci fa piacere, ci divertiamo con un sogno, ci godiamo un sogno, ma poi è ora di fare la pipì, quindi andiamo al bagno e ci andiamo molto velocemente al bagno perché vogliamo ritornare al nostro bel sogno. Quindi vi svegliate, no? Andate al bagno e tornate a letto e a... la seconda parte del sogno. E allo stesso modo c'è un potere che ci aspetta dentro di noi per riconnettersi con il vecchio serpente della mente. Ma ora c'è il potere di semplicemente osservarlo, perché questo è il vero esercizio del potere. Quello di rientrare, c'è la scelta di tornare con le onde della mente o di dire dovunque la mente mi vuol portare non può essere più grande o sorpassare quello che è già qua. Hai tu questo potere? Sono sicuro che lo hai. Farai esercizio di questo potere? Ti eserciterai con questo potere? Lo valorizzerai? The to and fro, the time, the look, the trial and error, this game has to happen. Questo gioco deve accadere. For a while, the swinging pendulum, per un periodo il pendolo della nostra attenzione a volte andrà verso la mente perché siamo stati abituati a questo. Quindi la trascendenza, per questo che dico il risveglio non è semplicemente un evento, non è una frustata e tutto è finito. Il risveglio ci porta ad essere svegli, ma anche questo termine, essere risvegliati, è un'etichetta, è un nome vero per quello che è? No.
Sometimes I say, a volte io dico, mio Dio, non realizziamo quello che stiamo riscoprendo, quello che state riscoprendo, il potere di questo. That this is a fruit that keeps getting sweeter and sweeter. Questo è un frutto che continua ad essere sempre più dolce ogni momento. Never becomes oversweet. Ma non diventa mai troppo dolce. At what to do, in fact. Sometimes you may have heard me say. Che cosa c'è da fare? A volte, diciamo, immergetevi nella vostra osservazione. Perché anche adesso c'è la tendenza. Of the sleeve of the mind is to say, wow, that was nice. La tendenza della mente è quella di dire, ah, è stato bello. That was nice. That was a nice little experience. È stata una bella esperienza, Muji. Maybe we'll do it again sometime. Magari lo rifacciamo di nuovo in futuro. Okay, now I know. Oppure possiamo dire, ah, adesso lo so, io posso andare là qualsiasi momento io voglio. E poi crediamo questo pensiero e lo portiamo in esistenza e diventa la nostra esperienza. E lo spettacolo continua. Guruji, la ragione per cui siamo attratti dalla tua presenza è perché sembra come abbiamo bisogno che tu ci dici queste cose, così noi sentiamo quello che siamo veramente. Io non lo potrei riconoscere se non era già in me. Quindi perché adesso per molti di noi è tempo di lasciare questo posto. Just to say that we must voglio dire che dobbiamo essere l'evidenza di questo, perché già lo sappiamo. Quindi non ci sarebbe nessuna altra ragione per cui dovremmo ancora avere così tanto bisogno di essere nella tua presenza. Possiamo già essere questa presenza? Sì. Do you have a honorable mind? Hai una mente because we give so onesta. Much, importance to it. Perché gli diamo così tanta importanza. What it says, what it imagines, and so on. Quello che dice, quello che immagina. And what you speak is true. Quello che hai detto è vero. How would you recognize what I'm sharing if it wasn't in you? Come potresti riconoscere quello che vi sto dicendo se non era già in voi? How could you confirm? Come potresti confermarlo? If it did not already exist in you. Se non esisteva già in voi. So now, quindi ora, the cat is out of the bag, so to speak. Il gatto è uscito dalla borsa, come si dice, dalla trappola. Here, watch the mind, you see now, because he's going to try and play every quindi, shot. Osservate la mente ora, perché cercherà. Don't be afraid. Di provarci, ma non ne siate impauriti, perché abbiamo bisogno della mente. Okay. Because it will come. Perché and if you feel now quando viene e quando ci lamentiamo che magari viene, questo significa che il siero della mente è già dentro di noi. Do you follow? If you start seguite, to grumble, oh, this is mine, se cominciate a lamentarvi, no? Che la mente è arrivata, la mente, lasciami da solo, mente. Questo significa che la mente già opera in te. Ce l'ha fatta, è felice. But if you see, wow, ma se oh, osservate, ma se l'arrivo della mente è un invito a far sì che la nostra osservazione è attiva. Wow, yes, yes. It keeps showing. Questo continua a mostrarci punti oscuri che erano nascosti. E questa è una cosa che va contro di noi? No. È un'opportunità. Now you have exposed, or let's say, ora you have admitted, avete ammesso and e confermato. Yes. Sì. It is in me. È in me.
It's not even in you, it is you. Non è neanche in te, è Because te. If it was in you, perché se era in te, you keep you separate. Trattieni te stesso separato, sì, è in me. E tu sei cosa? Are you the house or are you the self? Sei tu la casa o sei tu il sé? Sei la casa? Magari entrambi. So from the mind you say you Quindi dalla mente. A tendency can be yes. Now I understand it. Che ci potrebbe essere la tendenza. Sì, adesso l'ho capito, lo so, l'ho compreso. And the appeal through the senses to intensify contact with the ephemeral. Il fascino attraverso i sensi. Ancora si perpetua. How does that happen? Come accade tutto questo? Somehow, some love. In un certo modo, si dice, è amore a prima vista. E l'amore continua a scendere in profondità e ad intensificarsi. Un apprezzamento si scende in profondità, un certo apprezzamento. Colui che veramente apprezza, che scopre che questo è quello, che è questo, che la mia vita è per questo. Stavo ricercando questo senza saperlo. Sono stato e adesso lo posso riconoscere perché l'ho trovato, non perché sapevo quello che stavo cercando, io stavo cercando nei posti sbagliati. C'era qualcosa che causava questa ricerca. E adesso cosa? Adesso bisogna onorare questo. E chi è che lo onora? The dynamic self-portrait. Il ritratto dinamico del sé continua a risiedere nelle proprie radici finché il sogno della separazione è terminato. Non è necessariamente che andiamo in giro parlando di queste cose. C'è meno persone che ne parlano, che sono scese dentro queste osservazioni più sottili. Per un certo periodo era sufficiente vivere. Diciamo molte cose, le accettiamo senza nessuna ricerca che sono vere. Ma a questo voi siete stati portati. A guardarlo in profondità e a guardarlo non semplicemente con gli occhi fisici, ma vedere, percepire con gli occhi del cuore, dove la comprensione è vera, è ferma e produce frutti buoni, non frutti immaginari. E questo è perché io ti chiedo, all'inizio di questo guardare insieme, tu non hai bisogno di guardare, è un osservare sobrio. Osservare sobrio vuol dire che non c'è nessun effetto negativo. È anche un guardare che non è fenomenico, perché non guarda le cose. Io posso vedere chiaramente, quando diciamo io posso... Guarda, io adesso vedo con chiarezza, non vuol dire che ci sono delle cose chiare che vediamo, io sono il guardare stesso. The
I saw one time in my the days I used to go to art galleries and went to the National Gallery in passato London, quando andavo nelle gallerie d'arte sono andato alla Galleria Nazionale di Londra e ho visto un dipinto, non so quanto tempo fa era, magari qualcuno qua può dirmi quando è accaduto questo. Early medicine doctors, quando all'inizio della medicina occidentale i like dottori facevano chirurgia sui corpi, il dottore apriva il corpo e cercavano il posto dove era l'intelligenza, dove era posta l'intelligenza, come se un bambino che apre la radio per vedere da dove ci sono le persone che cantano. Sì, questa era parte della nostra storia. I medici cercavano dove era il sito dove risiedeva l'intelligenza. Where do you reside in this body? Dove risiedi tu in questo corpo? Which organ is your bedroom? Quale organo è la tua camera da letto? In fact, naturally, intuitively, we sense naturalmente, intuitivamente, sentiamo che siamo qua. Begin to sense also, ma ora puoi cominciare ad avere anche la sensazione che sono in questo corpo, ma anche questo corpo è in me, come coscienza. Are you the size of your body? Sei tu la taglia del corpo? Does your spirit or formlessness look like your face? Il tuo spirito sembra come se il tuo spirito senza forma sembra come la tua faccia. We would like to have some music today. All'apparenza della tua faccia. Yes, yes. Vogliamo un po' di musica oggi? Sì. Your sword of truth, from head to heart we fall. Ever new, every moment, oh, your grace calls. I am, oh, life eternal. You're my heart and my love.
love, and nothing can remove this joy. Sì, sì, sì. Joy, it's joy.
Ti amo. Questa gioia. Questa gioia è sinonimo del vostro sé. Scopri sempre di più, non che diventa di più, perché è sempre lì, ma siamo noi che l'apprezziamo sempre di più, la riconosciamo sempre di più, sinonimo con la vita, della vita, del sé, che anche in momenti di dolore, di lutto, è sempre lì, sul sottofondo, e questo indica che la tua vita si svolge, è stata presa, è stata liberata dalle mani della mente, lavata dalla comprensione e ridata alla sua sorsa, alla sua vera sorgente. Lì questa gioia, pace. Non c'è nessuno che viene al satsang che non fa esperienza di difficoltà, ondate di paura, di dubbi. È molto importante che vengano questi temporali, ma li trascenderai tutti, non con cinicismo, ma usandoli per ricordare a te stessa ciò che non puoi mai non essere. Più questo è stabilizzato in voi, più scoprirete che la gioia, la pace e la felicità sono immutevoli. L'amore è immutevole. Di tanto in tanto dobbiamo sentire quel morso della persona. La persona viene per ricordarci, tanto per chissà, guarda che sono qui. Se hai mai bisogno, se per caso hai bisogno di me, io sarò sempre qui. E a volte è necessario che ci venga ricordato. Che così dici, io, il sé è qui, questo è buono, questa è una buona cosa. Quindi questa canzone è una bella, bellissima, grazie. L'hai scritta tu, Guruji. Ah, mi danno la colpa per tutto, per ogni cosa. Siamo meravigliosi che tanti belli esseri vengono, che hanno questo dono della musica, di scrivere, cantare. Abbiamo della bellissima musica. E la musica veramente tocca il cuore, lo incendia, non lo incendia delle passioni sbagliate, ma vi ricorda, vi ricorda che c'è questa gioia sempre più grande qui per voi. C'è Prasad e sua moglie, partono oggi. È stato molto bello avervi qua. Dov'è lei? Ah, è lì. Il fiume della vita continua a scorrere. And such happiness and such joy and appreciation. Questa felicità, questa gioia, apprezzamento, le cose devono andare e venire perché noi possiamo usare, ricordarci di essere grati. L'unica cosa che rimane è colui che non è mai venuto, che non può andarsene. E noi siamo questo. E noi siamo ciò. Superficialmente andiamo, veniamo di qua, di là, ta-ta. Thank you. Grazie. Molto bene. Thank you, Manna. Grazie, amore. Thank you.
Drink some water? Oh yeah, you see. Bevi dell'acqua. Ah sì. And he does remind us, look at that, no? Ho bisogno di che mi vengano ricordate queste cose. Just few words in closing. You're speaking here. Alcune parole per chiudere. Qui Ashtavakra is speaking here, no? Ashtavakra parla qui a proposito del suo stato. Il maestro è come un bimbo, tutte le sue azioni sono senza motivo, lui è puro, qualsiasi cosa faccia è distaccato. Questo indica ciò che tu hai visto e stai vedendo. E non stai vedendo. Lui è benedetto, capisce la natura del sé, la sua mente non ha più sete. Lui è identico in tutte le condizioni, qualsiasi cosa senta, o tocchi, odori, o assapori. Il maestro è come il cielo, non cambia mai. Che importanza ha per lui il mondo, la sua riflessione? Lui non importa il cercare, il non cercare, lui è sempre lo stesso. La vittoria è sua, ha conquistato tutto il mondo. Lui è l'incarnazione della sua perfetta essenza. Per natura uno, tutt'uno con l'infinito. Che altro c'è da dire? Lui sa, conosce la verità, non ha desideri per il piacere o la liberazione. In ogni momento, in tutti i posti, è libero dalla passione. È lo stesso. Più tu fai attenzione a ciò che hai scoperto, tu vedi che anche queste parole emanano da quello spazio, come il vapore. Lui ha abbandonato la dualità del mondo che sorge con la mente e non è altro che un nome. Lui è pura consapevolezza. Che cosa rimane per lui da fare? L'uomo che è puro sa con certezza che non esiste niente, che è tutto il lavoro dell'illusione. Lui vede ciò che non può essere visto. La sua natura è pace. Non vede il mondo delle apparenze. Quindi, che importanza per lui le regole, o rinunciare, o anche l'autocontrollo, perché la sua forma è pura, come una luce luminosa, non vede il mondo. Quindi, che gliene importa della gioia, del dolore, imprigionia, liberazione, quando lui è infinita, prima del risveglio della comprensione? L'illusione del mondo rimane, ma il maestro è libero della passione, non ha occhi, non ha mente, è luminoso, vede che il sé non soffre mai né muore. Quindi che gliene importa della conoscenza o del mondo o della sensazione, io sono il corpo o il corpo è mio? Il momento che lo stupido abbandona la concentrazione e le pratiche spirituali, diventa preda delle fantasie, anche dopo aver sentito la verità, si aggrappa a queste follie. Ma quando la verità è compresa, il lavoro cade via, ma negli occhi degli altri il maestro sembra lavorare. In realtà non ha occasione, motivo di dire o di fare niente, non ha paure, è sempre lo stesso. Non c'è niente da perdere, per colui non c'è tenebra, non c'è luce, non c'è niente, non ha un essere che è suo, la sua natura non può essere descritta. Cos'è per lui la pazienza o discriminazione o anche non aver paura? Negli occhi del maestro non c'è paradiso, non c'è inferno, non esiste neanche una cosa come la liberazione nella vita. Che altro dire?
Non c'è niente che lui spera di conquistare o che ha paura di perdere. La mente è fresca e imbevuta di nettare, libera di desideri. Lui ne apprezza, è lo stesso nella gioia e nel dolore, è sempre felice. Bene. Thank you. Grazie.